così, conosci la storia di Iris Versari? No. Ma hai conosciuto Iris Versari, chi era? No. Sempre più facile. Cos'è successo qui il 15 agosto del 44? No. In questa piazza? No. No. Hanno impiccato lei, il duce, la sua amica lì, come si vede. Petacci, Clara Petacci. Dove l'hanno impiccato? Nella parte di là. Cioè qui in questa piazza qui? Sì. Quindi in questa piazza? Sì, in questa piazza. Hanno impiccato il duce? Sì. Italiana. 86 anni, cosa volete che mi ricordi? Sono vecchio. In questa piazza il 19 agosto del 44. Beh, avranno ammassato qualcuno sicuro. Hanno impiccato chi? Versari e Corbera. Ah, è vero, chiamasi Corbera. È stato un partigiano, è stato ucciso e impiccato qui in piazza. Quei lampioni, insomma, è triste pensare che c'è stata tanta crudeltà e tanta violenza. E purtroppo è successo, non dovremmo dimenticarlo. Allora, allora parto io, faccio da guida. Benissimo. Il carattere di Iris era un carattere molto aperto e molto dolce verso gli altri, molto disponibile. Nella famiglia, quando eravamo i due genitori e sei fratelli, tra fratelli e sorelle, quella che noi cercavamo sempre, facevamo più gruppo, diciamo così, era Iris, perché era quella che lui ci teneva sempre, aveva sempre la parola adatta per tenerci allegri, per farci, insomma, per tenerci legati insieme. A volte andavamo a raccogliere i fiori delle ginestre, un'altra volta era in una stagione un po' diversa, andare a raccogliere i papaveri, insomma, quando la mamma e i genitori vedevano che c'erano da fare delle cose, sia nei campi e sia in casa, quando tenevamo allora i bacchi da seta. E lei era impegnata come le altre a 10 anni a dare un po' di contributo, insomma, a fare quelle faccende che lei, una ragazzina di quell'età, poteva fare, insomma. Firenze stanotte si è bella in un manto di stelle, il cielo risplendono sempre le stelle come fiammelle. C'è una voce che era meravigliosa. E lei, quando andava ai mercati il mercoledì a Rocca San Cassiano, lei prendeva i canzonieri, che allora c'erano dei canzonieri grandi come dei giornali, c'erano i cantastorie nelle piazze, e poi dopo se le leggeva, dopo aveva letto 3 o 4 volte, se l'era ripassata 3 o 4 volte, lei era già in condizione di cantarle là in campagna, nei campi, che la sentivano un po' da lontano, insomma, questa voce che lei... Firenze stanotte sei bella in un manto di stelle, in cielo risplendono tremule come fiammelle. Nell'ombra nascondi gli amanti, le bocche tremanti si parlano d'amore. L'innamoramento comincia da quando un produttore mi incaricò di trovare la biografia di Iris Versari, perché dovevo fare un film su non solo lei, ma anche su Corbari, suo compagno di lotta e d'amore, no? Sono andato nel Forlivese, sono andato dai parenti, c'è ancora il fratello. Mi sono innamorato subito da quando ho capito che questa era una donna eccezionale, pur essendo giovanissima, era in fondo 22 anni se non vado errato. Era una ragazzina, insomma, anche lui 21, aveva uno di meno, Corbari, il mitico, no? Campione della resistenza romagnola. Ah sì, il titolo del mio film è questo: La ragazza che voleva giustiziare Mussolini. Ecco, a me questa storia è piaciuta moltissimo, appunto gli ho dato il titolo perché lei, tra le sue imprese
diciamo mitiche, voleva infilare questo almeno tentativo di assassinio del capo della Repubblica Sociale. Doveva venire a Forlì a fare un comizio. Allora lei e Corbari sono riusciti a farsi dare la chiave del campanile della piazza dove Mussolini avrebbe dovuto parlare. Sono saliti sul campanile, hanno immaginato insomma di mettere loro stessi naturalmente un fucile sul campanile e da lì sparare a Mussolini. Naturalmente era un tentativo che non ha avuto poi nessun effetto, perché loro sono morti prima, mi pare.